speciale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Mano ferma, polso sicuro, grande abilità tecnica, amore del rischio, sprezzo del pericolo, ecco le qualità richieste ai carristi. E quelli italiani hanno già scritto su ogni fronte pagine di eroismo. Dove vuole tu? No, dipende dalla modalità di gioco. Quando Delta ci dirà, noi ci metteremo. No, facciamo l'arcade all'inizio. No, allora 4.0. No, facciamo arcade, raga. Salve ragazzi, qui è Delta Intoso, sono con Rex e Grius, siamo su World Thunder. Tanta roba. Nerina mi ha rubato ancora il posto di tutto ciò. Oggi Nerina è lei che comanda la sedia. Che cattiveria, madonna. Comunque, spero di non fare troppo casino agli ospiti. Sì, ma ancora sta caricando. Mamma mia. La domanda è, speriamo che non facciano troppo casino gli ospiti, maledetti. No. Mentre sai che bello che dicono Delta che veicolo stai usando? Un T-34, vedi gli ospiti che tirano fuori armi anticarro e ti assaltano. Dovrebbe essere Delta tu. Esatto, che sentito lo so. No, io sto sperando che parte il caricamento. Veramente rallenta un po', secondo me ecco, è partito. No, perché i miei ospiti polacchi stanno con la connessione a palla, sono quattro persone, è una famiglia, quindi non mi sorprende che mi lagherebbe un po'. Oh, ecco qua. Che cos'è? ISU T28, cosa vuoi? Soldi, 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 soldi,
Meglio che un calcio in culo. Meglio che un calcio in culo, sì. No! Ma nessuno mi ha invitato, io sono andato per l'Empono, ma ho notato che nessuno mi ha invitato. Bello, bravo Delta. Sono già in partita, oltretutto. Ma no, ma come Delta? Ma proprio torna all'hangar. No, ma tu lo sai che se abbandoni una partita adesso rimani fermo per 10 minuti, Delta, conviene che la finisci. Me lo dici solo adesso? Ma Cristo, non mi dai il tempo di dirti le cose. Quanto tempo hai detto? 10 minuti a fare. La parte, no, guarda. Allora dice l'attacco. Nessuna unità consentita, ok. Okay. Però per questa dinamica, però, perché io ce l'ho a livello 2.7. Eh no, ma gli equipaggi bloccati, tu l'hai fatto nel carro. Vabbè, io devo mettere in servizio e sostituisco nel frattempo, perché tengo ai livelli... Aspetta, quanto tempo ti dà? Non so, come si legge? Non mi ricordo. Ah, 8 minuti. Ok. Ah, non lo so, è perché dice infatti è in missione. Sei stato così irruento nel buttarti, non hai visto che non eravamo pronti, che non c'era nessuno di noi in squadra. Ma tu mi inviti, no, in qualsiasi fottuta occasione, quando io subito, perché a me è venuto spontaneo di andare all'attacco, guarda perché... No, ma tu neanche... Non dovrebbe essere scritto all'attacco, c'è scritto pronto. Io pensavo che dovevo mettere, perché dice non pronto, poi all'attacco con un clicco, e quindi capito, ho detto... Ah, che bello, ragazzi, quando sei abituato. Vabbè, sono 7 minuti, raga, iniziate a fare una partita. A questo punto facciamo così. Va bene. Allora parleremo di storie e partite. Sì, partite della storia. Perché tanto sono 7 minuti, tanto scade subito. Allora andiamo. Perché non mi fa... Ah, aspetta un attimo. Ci sia in Dung by Frank. Sì, andiamo. Allora, vediamo un po'. No, guarda, non ci avevo pensato a sta cosa. Anzi, non sapevo neanche cosa era così punitivo in realtà, sai? Sì, è cattivissimo. Beh, scusa, è lo stesso gioco che dice rimuovi amico. Dal gioco che vi ha dato rimuovi amico. Se lasci una partita, i tuoi equipaggi saranno bloccati per 10 minuti. No, no, a me mi ha fatto per 8. Sì, no, ma perché avevi già guardato dopo. 10 minuti totali.
No, perché Rex c'è il bonus, se stai giocando con l'Unione Sovietica ti da 2 minuti in meno. Potrebbe essere, potrebbe essere. Vabbè, c'è sta. Comunque tengo un cannoncino antiaereo bellissimo, comunque, mamma mia. Il Gaz. Andiamo in C, andiamo in C. Ma che mappa è in tutto ciò? Intanto io non posso manco... Ma io non posso manco guardarmi in tutto ciò. No, dovrei basarti sulle nostre parole. Allora, Max stava avanzando quando intravide un M4A4 di Rex che puntava avanti e di colpo ha volato. Ma hai volato? Un pelino. Il carro che pensava ad essere la slitta di Babbo Italico Natale decise di librarsi in cielo come i carri di Leonardo, che nel 1500 già diceva il carro deve essere forte, figo, solido, volante possibilmente. Le strane parole. Capace di mettere in fuga gran moltitudine di gente. Col suo volo. Col suo volo, in volo, io sganciava le bombe per quello. No, sì, giustamente, è come il carro armato russo, quello col biplano attaccato. Oddio, è vero, che cosa stai dicendo. E perché c'è un antiaereo? Per no? Impedire agli altri carri armati di volare, no? Io so anche io, per pirla di più. Ok, intanto io modifico il mio carro in tutto ciò. Oh. Perché io posso. Non sento più nessuno. Che è successo? Ah, mi ha colpito un tentacolo. Ma vaffanculo. Sì, dai, io fatto. Cominciamo da qui in 34. Vabbè. Viene ancora a affrontare. Vaffanculo, pezzo di merda. Ok. Riuscirà Grievous a riparare il Dicker Max in tempo? Pure arriva il Breda e lo ripara ancora più in tempo. No, perché ho più secondi di riparazione. No, che palle, le mie due lire. Le mie due benissimi di argento. Salve tu. No, perché ti sposti? Perché tieni lì la finestra del Breda 501? Sarai bravo, io sarò bravo. Forse no. Che sto dicendo? E io provo a fare public relation con uno Stug. Ma figura se ti ascolto. No, hai ragione, però io ti provo. Boom. Visto? Mi ha ascoltato alla fine. Ho paura. Mi ha ascoltato, tu sappi solo che mi ascolta. È stata una proficua conversazione. Molto produttiva. Dico, tu che hai gli occhi di teutonico, che cos'è quel carro medio? Carro veloce. Un Panzer 4 Ausfrung H. Oh, mi squiglia. Ah, vai, tu vuoi colpire me? Tu vuoi colpire me? Prova, c'è stronzo. Vieni qua, figlio di teutonico. Faccio vedere io cosa vuol dire colpire. No, io non ho visuale su quel Panzer H. No, ma ci ha provato a spararmi per un attimo, o no? Ho provato con te? O no? Ibus? Arriva da là. Allora mi butto al suicidio. No, non ho detto quello, non ho detto quello, porco il clero. Dai, ma perché il cannoniere è stato ferito? Non potevi ferirmi tipo un stucchioso inutile? Dico, baffè, è andato via comunque. No, non è vero, torna indietro. Ce l'ha con me. Porco. E cosa faccio con Us? Applichiamo la tecnica del Dicker Max antiaereo. Arrivo davanti. Dicker Max sta per morire perché. Io potete sentirla, non meglio. Che ho 40 secondi di riparazione e l'aereo mi sta per sparare. E i 40 secondi sono diventati. Ah, ok, si è schiantato. Vabbè. Apprezzo il suo tentativo, signore. Sì, mi stanno urlando qualcosa in tedesco i quelli del carro. È piaciuto. In tedesco.
Ah, c'è un T-34 Strunz che per una volta mi dà una mano. Bravo, ah, Strunz. Sì, fatto un bravo, bravo Strunz, bravo Strunz. Sei una brutta persona, devi essere più educato e gentile con i tuoi compagni. 10 secondi di riparazione, ma c'è un altro aeroplanino? Oh no! Tre bombe, ah scusi. Non si è neanche mosso il carro armato, è rimasto fermo e semplicemente si è rotto tutto. Madonna. Affanculo, pezzo di merda. Come potete notare, le nostre partite anche senza Delta vanno benissimo. Benissimo, sì. Io non ho detto niente, sto solo registrando e la gente sta guardando, io che sto cercando di aspettare che i carri mi stabilizzano. Così impari a far avviare le partite senza di noi. Ma io, guarda, mi sono totalmente spontaneo. Guarda che c'è una cipolla. Cioè... ma la cipolla io non posso prenderla perché qualcuno ha detto 4.0, io devo essere 4.3 poi per poter... Io sono la vera cipolla, perché voi gruppi avete copiato dall'M42. La sola originale cipolla. Allora, io bombardiere pesante in arrivo, bombardiere pesante in arrivo, cazzo. Noti che gli sto sparando da 6 minuti abbondanti. Io chiedo al pubblico, avete visto che i miei carri armati russi per arrivare al 4.3 è un inferno? Non è i carri armati siete tutti si chiamano Giovanni. Oh, sono di nuovo open. Dove andiamo? Dove andiamo antiaerea, compare? Dove andiamo? Questa è una buona domanda. Diciamo, proviamo a andare. Proviamo ad andare in C. Stanno portando una forte offensiva. Le nostre unità avanzate. Dai, Cipollotto, Cipollotto, vieni con noi. Dacci una mano. Cipollotto, mi sa che sta qui. Cipollotto, vieni con noi. Ma non viene, non viene. Cipollo. Cipollino! No, F4U cambiato. Wow, questo è uno di meno. Uno dei nostri che è morto sulla collina. Guarda che bel falò che hanno giù lì sulla collina. Magari fanno un campeggio. Che cazzo di cavo era colì che si è inerpicato su quei mondi? Boh, sarà stato un carro veloce. Ah, ma io ho un su 152 che posso fare 77.000 4.3, se è buongiorno. Lo puoi già sbloccare? Sì, perché sappi che il mio unico carro armato più debole che il suo è il 3.7, l'altro è il Yag che è il 3.3. Cioè, praticamente questi mi portano al 4.3 se li livello. E adesso attualmente ho tutti 4.0, ne ho 3, quindi like the boss. E guadagni 2 euro, amico Fritz. Sì. No, niente, no, ci ho ripensato, non è abbastanza danneggiato, quindi... Come vuoi. No, proprio non me lo dà. Che bello, arrivano due bombardieri. Guarda il mio dipermaxo, l'hanno ridotto. Oddio, ora hai capito perché non sei mosso. Comunque arrivano altri due aerei. Allora, tu prendi il P8 e io prendo l'altro. Il P8 mi piace. Che cazzo di com'è il P8? Che cazzo di tanto giro ti dà in. Ti sono di scemi quando hanno dato quella sigla lì. Un pochino sì. Ma l'altro viene qua, viene qua, così. Bombe. Ma io levito. Una mano. Ah, beh, bene così. Guarda, mi inerpico qui. Io tiro giù l'altro. Guarda, come un orso che si gratta gli artigli. Sì, vabbè, ma signore, prima di schiantarsi, poteva evitare di... Che è successo lì? Ah, mi hanno rotto qualcosa. Ah, vale. Mi guadagno due minuti da ricaricare. Sì, l'ho fatto. Vado a ricaricarmi le munizioni perché sono pericolosamente sempre. Ma l'unico difetto della mia cipolla è che non ho tante munizioni. Un veicolo nemico. Eccolo, e io ti saluto. Ciao. Uno stuco. Guarda, io vado. Lasciami andare che sono senza munizioni. No, ti trascinerò in combattimento. Che cosa sto sentendo, ragazzi, vi giuro. Io sono senza munizioni, lui vuole trascinarmi in confronto frontale con uno studio. Ma il B17 fa male, vero? Eh? Il B17 fa male, mi dico. Il B17 fa un po' male, mi hanno detto, sì. Non è che lo... Oh, cazzo. È anche duro da buttare giù, per esempio, essendo un bombardiere pesante.
Vi attanchiamo lo Stu. Ciao, eh. Io ti aspetto qui, guarda. Ah, no, no, aspetta, aspetta un attimo. Non è solo lo Stu, sono altri tre carri armati. Ma tra io ne vedo uno solo, Cristo. Il B17 di prima di menzionavo. Ah, vedi che simpatico. Come mai abbiamo preso tutti i posti di comando che avevamo? Perché lo sto giocando io e quindi ovviamente. Sicuramente. Ovviamente quello è il problema, no? Perché l'offensiva è meno mirata. Questa era simpatica. Questa era simpatica. Mi fa venire in mente quella bellissima battuta là di Blackadder, quando tipo, sai no, gli mandavano un piccione viaggiatore, sai no, della prima guerra mondiale, che ti dicevo la serie con Mr. Bean. Prima guerra mondiale, arriva un bellissimo piccione, e Blackadder è incazzato perché fa che due palle, oltre agli ordini scemi del mio generale mi arriva anche il piccione. E allora, per sfogarsi, dice datemi una pistola che sparo al piccione. E tipo, oh no, signore, la prego, fa, ma gli fa, tanto muoiono 20.000 persone qui al giorno, che gliene frega la gente di un piccione, no? Quindi spara il piccione, lo uccide, fa un sacco di penne e piume che volano dappertutto, e poi la che fa, ok, lo prende, le prende la carcassa e fa, adesso aiutami a mangiare il corpo del delitto, no? E quindi se lo cucinano e fanno, che buono questo piccione pennuto, proprio ben nutrito tutto quanto, no? E cioè, e gli fa, ma signore, dovrebbe preoccuparsi per queste robe, fa, tanto uccidere i piccioni non è un atto da corte marziale, no? E dice, oh guardi signore, il piccione conteneva un messaggio nella gamba, e nella gamba c'è scritto, d'ora in poi uccidere i piccioni sarà un crimine da corte marziale. Ma che cazzo? E ma quindi vanno, come? E quindi praticamente lui, appunto, se l'era mangiato tutto quanto, lo mettono via. Arriva il generale e fa, perché non attaccate? Signore, non c'è arrivato nessun ordine. Come nessun ordine? Vi ho mandato il mio piccione speciale, che era anche mio unico amico d'infanzia. Piccione Charlie. Qua posso dire che mancava un personaggio soldato come TK, quella scena con Phil. È proprio buono questo piccione. Sì, infatti c'è e dice, no signore, il capitano non ha mangiato il suo magnifico piccione dopo che è arrivato. E tipo subito il generale si incazza bestia. Madonna. E quindi fanno, lo mettono sì, sì. E la cosa bella è che quindi hai non solo l'attore, quello del Codola, come si chiama, di Mr. Bean, l'attore di Stephen Fry, l'attore del governatore di Ponte Lago Lungo, ma in più è anche Hugh Laurie, che è l'attore di Dr. House. Ah, è presente. Immaginate che casino. Io intanto ho approfittato di personalizzare i veicoli. Sono bellissimi. Fanno il processo e Mr. Bean, appunto, Blackadder, viene condannato a morte per fucilazione. Perché tra l'altro, quello dell'accusa fa una cosa molto intelligente, cioè chiama come testimone il generale a cui hanno ucciso il piccione. Perché devo parti? Ecco, aspettavo che tu fossi pronto. Guarda, minchia, l'ho messo già un pezzo. E la cosa ancora più bella è che il generale, oltre a essere il testimone più arrabbiato, è anche il giudice. Quindi sei un po' messo male. Infatti a questo punto dice, comunque sia, prima di prima di procedere a di processare i deceduti, là è un gioco di parole, decease e defense, okay. Cioè no, da deceduti a difesa. Aspetta ragazzi, ma questa mappa io non la conosco. Urgenwald. Ho capito, ma io non la conosco. Okay. Insomma, praticamente lo condannano a morte. Viene mandato sotto corte, cioè sotto portone di esecuzione, e fa da morire da ridere perché mentre è in prigione arrivano un allegro gruppo di soldati e dice, voi chi siete? E gli fa, noi siamo il suo plotone di esecuzione. E gli fa, tutti sono tristi quando vengono fucilati e quindi noi ci teniamo perché vogliamo essere professionali di alleggerirle il trapasso, no? E quindi le volevamo chiedere se ha qualche parte particolare su cui vogliamo sparare.
su cui vuole che noi spariamo quando sarà il suo turno. Non vuoi come l'ho personalizzato. E Mr. Bean dice: il mio cuore sanguina per voi. E quello del protagonista di continuazione gli fa: miriamo a soddisfarla. Scherzai, ragazzi. Intanto Grievous ammira come mi sono fatto il modello. Sì, bravo. Dove sei, Rex? Io sono il posto di comando a conquistarlo. Sta arrivando. Mo vedrai. Tu mi riconoscerai facilmente, capirai chi sono. No? Sì. Mi riconoscerai subito, Rex. Rex, guardami, guardami. Sta arrivando. Aspetta, perché abbiamo uno strozzo sul fianco. Paura. Ho molta. Oddio, cosa hai fatto? Caro armato. Attento! Un babbo Dante attento. È un cacciacarri, lo so, è quello che sto cercando di tirare. Guarda, mi ha cacciato sul fronte. Eccola! Colpo critico, guarda, immobilizza. Perfetto. Madonna Delta, ma perché devi sempre scuotere il fianco al nemico? Il tuo morbido e gustoso fianco al nemico. Non diciamo più volte tu non ce la fai a non scuotere il fianco al nemico. È quasi. Fa quasi incazzare come la tua scena. C'è una cipolla! Sto battendo una cipolla. Non la vedo né è possibile individuarla a questa distanza. Beh, l'ho distrutta. Vabbè, e allora il fianco non glielo volevo dare, che sono dritto per dritto e sono troppo avanti. Madonna, l'ultimo video che hai postato oggi, minchia, che sparavi di culo dando il culo al nemico col tuo maledetto T-34. E quando ti sei ripiegato, scontrando in linea realistica, colpendolo senza manco mirare, sei andato via con 4 buchi nel culo, avevi 4 sì. Andato via. Ma non rompere, ma io miro alla fine, solo che io... Non è vero, questo video non miravi per niente, hai sparato a caso, l'hai pure distrutto in realistica, crimine punibile con la morte. Allora, detenzione vita. Io mille meglio. Cazzo, c'è mille meglio per io ho paura. Allora, mi hanno aia, forse sono andato troppo avanti. Sei troppo avanti, sì. Addio. Io ci ho provato, però ho fatto un po' di sfida. Allora, no, io miro, però sapete che io ve lo dico sempre, io focalizzo il punto, non posso farci nulla, sono abituato a guardare e sparare. Ma guarda che ricorda che io porto 4 gradi di occhiali, soprattutto quanto porti di gradi. Spinge! Chi è che mi sta spingendo? Un compagno, vaffanculo, levati dal cazzo, non ti ringrazio neanche. Ho provato a sfondare le linee nemiche, ma però sono primo intanto. Uno strunzo, cioè. Allora facciamo così, io vi do un po', visto che Grievous fa il Peter Maximo, vi faccio la flash, usiamo la tattica dai Grievous. Sta cadendo tutta l'altra volta. Tu ti sgombri i cieli e ti sgombri la terra. E in cambio io sono sgombrato del tuo. Tu sgombri me e io intanto. Al fatto che Delta è distrutto. Distrutto il camioncino. Come distrutto il camioncino? Ti cioè, scusa, ho sconfitto il Panzer 4. Ah, tu che camioncino. No, io mi sono però neanche... dovete rimanere vicini perché non posso proteggere entrambi. O meglio, ci posso provare però. Madonna, che cosa mi ha attaccato? Un attacco orbitale. Sì, un attacco orbitale. Sì, dallo Star Destroyer di USS Roosevelt. Anche le USS Enterprise. No, ragazzi, dovete ammirare dove siete. Dovete ammirare il mio nuovo carro armato. Il mio nuovo antiaereo, scusa. Se non agiamo in fretta, il nemico vincerà. Io ti rimango qua vicino, ma non posso più attaccare. Dice, no, aerei. Sì, ho visto. Ok, guarda che te l'ho battuto questo qua. Hai visto? Che avrei riuscito. Apprezzo molto. Adesso te ne arriva un altro. Ma che cacchio è il cannone? Madonna, one shot. L'ha fatto. È la delta, bravo. No, ma questo coso spara. È un. Voi, un antiaereo della merda. Abbiamo un cacciacare sul fianco, svedese. Non so se dice le cose nella mappa. Ricorda, tu sgombra la terra, io ti sgombro i cieli. Ragazzi. No, l'ho mancato! Che problema pure quello, però. Ma non riesco a mirarlo bene. Perché c'è la sagoma rossa del cazzo. Ah, perché c'è una merda.
scusa, eh. La posizione corretta, ok. E ora si spara nei due. No! Ma che paura! C'è un capo di due dietro le spalle, mica. Sì, ma ci ho chiuso tutte e due! Non i mortacci! Ah dai! Ti ha ucciso tutte e due! È così mostruoso il capo di due! Ma Dio fa! Ma porca arriva, porca! Parto, maledetto caro parto, stallino! Delta, ora tu devi proteggere me. Oppure, no, tu sei un caso meglio, quindi tu devi proteggere me. Io sono un cambiante di difesa. Sì, però ho la mitragliatrice antiaerea, quindi vorrei. Ah, c'è qua, c'è qua, mi danno 10 che gentile. Se mi rubo il mio giusto e mi sbaglio. E mi faccio hybrid, eh? Il sogno io ad essere in hybrid. Aerei in arrivo. Perché, appunto, tirami giù. E non ho possibilità con cui hai. Oh, ma dai, come ho fatto a mancarlo? Non ho fatto il video della Toyota. Sì, ha battuto. Guarda come sono bello io. Guardami davanti, sì. Guardami davanti. No, cioè, è bruttissimo. Qualcuno è rimasto senza cannone. Qualcuno è rimasto senza cannone. Sarebbe un peccato se ti sfondassero la corazza. Lavoro di squadra. Sì, io ho sfondato la corazza frontale a un M4 della Toyota. Brutti aerei. Ragazzi, in arrivo brutti aerei. Delta, sono tuoi. No, io ti sgombro la terra, però devi sgombrarmi il peso. Io sgombro te, mi cambio tu, sei sgombrato da me. Se lo colpisco bene, sì. E io mi nascondo qua e ci provo, però. Tu mi stai con capolino, ma tu devi dire, delta, ti rendi via con l'aereo. Non è facile, perché a me non è un'arma. Non è facile. Per me è ancora più difficile. Devo finire la situazione, che hai un miglio e meglio. Guarda, uno Sherman. Anche il miglio. Ma non è un punto vulnerabile Sherman. Il mio l'ho sfondato sulla corazza frontale, ho finito solo questo. Molto male è un... ok. Assa fa, si è suicidato. Altri, madonna. Mi è seduto passato 100 metri. Ma culo. Come mira perfetta, l'ho mancato. Mi hanno annientato la chiesa. Oddio, ma non è volato malissimo. Ah, il poco ho battuto gli occhi. Good job, Intec Team. Look, ah, vaffanculo. Oddio, ma che cos'è questo? Guardate, che cos'è questo? Tra l'altro io, ma sono contento perché ho venduto caro la pelle e sono secondo. Io non so neanche quanto ho fatto. Oddio. Ho fatto un bel po' di film, mi sa. Sky Guardia, io ho sbloccato qualcosa. Cassa Sky Guardians. Una cagata. Oh, 6 obiettivi di terra e uno di aria. Molto buono. Mi piace così. Come si fa? No, come si vede la cassa, inventario? No, ma dentro sono cagati di comprare le chiavi per... No, cioè, aspetta, queste sono le chiavi? No, vabbè, ma che stronzato. Vabbè. Per aprire le casse. Sì, però per aprire le casse ti servono soldi. Vabbè, affa. Sì, no, ma dentro, allora, io ti ricordo di quella volta in cui mi sentii particolarmente scemo, perché sprecai 5.000 leoni d'argento come prezzo per aprire la cassa, e dentro alla cassa c'erano 50.000 leoni d'argento. Madonna. Vabbè. Che merda, Dio. Vabbè, tutto a posto. È come quella puntata di Barnes in cui fanno un'ispezione della centrale nucleare, ti ricordi? E sì. A un certo punto c'è Homer che distrugge tutto quanto, e gli ispettori dicono: ma ha distrutto tutto, anche il nostro camper base che non è radioattivo, come ha fatto? E Barnes fa: bene, è tempo della bustarella, potete prendere il frigorifero che l'elegante signor Smithers vi sta facendo vedere, o la scatola. E lui: la scatola. Ah, ma ricordo. Che bella. Ah, ricordo. Che magari dentro la scatola c'erano dei pitoni, no? Conoscendo Barnes c'erano, sai, no? No, ma io mi ricordo la scena
come la, perché poi è stata copiazzata dai Griffin. Ma allora volete un mutuo bla bla, o volete la scatola magica? La scatola com'era? Magica o quello che era? Misterioso, misterioso, misteriosa. Quello dice, volete quello? Peter, ah no, questa è una cosa importante, Lois. Solo veri uomini possono capire. Vogliamo la scatola. Non è vero, no, voglio la scatola. Fidati, Lois, può uscire qualsiasi cosa. Va bene, però. Ma dentro lo scatola può esserci qualsiasi cosa, magari c'è un carro armato, un aeroplano, qualsiasi cosa. No, che poi, ma che poi era bellissimo. Alla fine dentro c'è la solita minchiata, tipo, non lo so, una lampada. Ovviamente. No, vabbè, quello dei Griffin è un'esagerazione perché è stupendo. Perché io ripeto, le prime stagioni dei Griffin erano simpatiche, dopo che sono andate a peggiorare. Quello in cui. Allora, sì, no, le prime sono le migliori. Quando vinceva la ruota della fortuna, sparando minchiate, può scegliere 6 lettere. Allora prendo la Z, 4, Q, una seconda Q, una terza Q. È il simbolo di Batman e fa: non ha nessun aiuto, può dire quello che gli viene in mente. Non è per caso Lord Elba, e gli fa: eh sì, è quello. Potete vincere, potete scegliere quello che volete. E fa: oh, guarda quanta roba. E poi sai, no, che mentre sceglie c'è il suo tondino con lui dentro. E gli fa: il ciccione nel coso, quanto vale? Ah, bei tempi. Posso comprare lui? Rex, guardami. Sono bellissimo. Oddio, Madonna, Madonna, Dai, che sono. Madonna, Madonna, Dai. pure davanti, pure la stella posta Ma davanti. dai, Delta, perché quando il signore ti Con creò, il prese il buon gusto e lo lanciò via. È dato un certo Delta 28 per questa cosa. Allarme, uno ha messo punto esclamativo per dire guarda, allarme, vedete quel carro armato con te. Ah no, 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 quello è il classico, come posso dire, reazionismo tedesco, no? Ah, è quello. Ma dai, guarda qua, guarda. Quando tipo una mosca vola in classe, di colpo di Ma io sono bellissimo, guarda. Allarmi, urlano, tirano Sì, tutti e tutti. ma cosa con sì. Volevo fare una cosa figa. Tra fuori qua, proprio il mosco dritto. Il panzer mi ha evitato come del tipo questa è la peste. Sì, io sono il padre. No, no, è l'altro, quello Ah, dietro. beh, allora siamo in compagnia. Ma perché io sono troppo veloce, non mi va di andare avanti, moro male. Soprattutto adesso che sono tra il rosso. No, guarda, abbiamo un comodo cacciacave che muore tutto. L'M10. In che Sai già? come muore? Madonna, Guarda c'è come arretrato. muore tutti i 4. Pronti signori, per tutti i 4. Pronti ad aprire il fuoco? C'è una casa lì Ne avevo davanti. fatto un altro, sicuro. Brutta be... Schiaffa. È il scenario. Ma perché con un colpo mi stordisce sempre l'artigliere, Perché cazzo? non potete rifare mai Mario? Merda. Guarda, abbiamo già perso tutto. Colpo Guarda che critico. c'è un buco enorme davanti. Sono ancora spawn. Quel di Kermax che è lì. Mi ha battuto il T-34.000. Qualcuno prende un'antiaerea che mi servirà. Delta, Sì, la prende sto prendendo, la prendo io Delta, la prendo io, l'antiaerea. così mi Ok, fai. prendilo, prendilo, prendilo. Sì, carica, cacciacarri, tutto vuoi. Perché puoi star certo che l'unico aereo che decolla viene da me. E ci piacciono i bombini delle 20. anche se un bambino a scuola butta un aeroplanino di carta viene da me. Rex, Rex, guarda sempre le spalle. Non ci sono io. Io cosa hai fatto? Patologico. No, un carro pesante francese, quello mi fa paura. E ora aereo alle spalle. Oddio. Sì, dove sto io? Due. Sparerà Allora verso uno di va me. giù, non ci riguarda. Poi ci Ha sono. lanciato una brutta cosa, ha lanciato. Ma non ci riguarda quello, raga. Mi ha rotto il pilota. Puttana. Mi ha rotto il pilota, no, qualcuno riparte. E anche rotto le balle. Sta arrivando, ha lanciato Va qualcosa, bene, ha arriva lanciato qualcosa, ammazzato. ha lanciato qualcosa. Ragazzi, volete guadagnarvi due marchi o due fanculo? Madonna, che ti ha ammirato? Uno in B ti ha ammirato. Ah sì, infatti. Ma guarda se devo colpire il cazzo di aiuto, aiuto, dai, dai, ricarica. Ma guarda lo stronzo di merda! Madonna, Madonna, Questo sì. arriva il carro francese, ti aiuto. No, non l'ho. No, dai, perché non l'ho. Perché ti ho rotto il cannone base? Volevo ucciderti. E c'è lo Vabbè, stronzo. Delta.
Hai già reso inabile al tiro. Ma no, dai. Ma dai, ma pure le bombe, ragazzi, ma. Ma su via. Oh, cosa avevo detto? Vabbè, mi do anch'io alla E non è andata male perché non ho nemmeno fregato in quel senso. No, Delta. No, ma dai, ma guarda che cattiverio. Ecco, boh, arrivo riparato. Assiste, meno male. Capirai. No, perché posso mirare. Se qualcuno mi cura posso mirare e sparare. Facendo. Stanno dormendo i miei uomini. Aspetta. No, sono belli, belli. Aspetta, aspetta. Non vanno mai giù. Madonna, non solo è brutto, ma poi non si ferma mai con nulla. Un bersaglio integro forte. Bene. Delta non andare incontro di fare. Colpo critico, colpo critico, cazzo. Colpo critico. Cosa fatto? Colpo critico. Ah, non è scappato, passa. No, bombardia. Oh, ma tutti quanti, non è possibile. Io avvisai l'apocalisse. Ma raga, quanti stupi ci sono? Troppi. E tutti lì da terra. Ah, ho una banana al posto del fondo. Dai! Madonna, ma è sempre T-34! Rex, dove sei? Sto arrivando. Sono qua che tra un po' devo ripararmi, ma devo prima mettermi in fuoco. Ritirata strategia. La ritirata, il problema è che non posso fare niente. Con una mica di pece del cazzo, perché sennò che spari come ti dico, sono cose che non devo fare. E avendo il cammino rotto, sai che non diventa un po' di. Hai venuto? Bella, aspetta, sto arrivando. Ma non mi vedrai mai in te. Ecco, vaffanculo. Ha bloccato. Che difficile. Guardami intanto, ammirate le mie prodezze. Guarda il mio carro davanti. Se non agiamo in fretta, il nemico ce l'ha. Il navigatore. Guarda quanto cazzo sparo, guarda che potenza che uso. Vabbè, questa però, questa è cazzima, però questa è cazzima. Scappa dentro. Che bombe sono? È troppo potente, non ce la faccio. Non dobbiamo finire tutti i cavi? Un bombardiere m'ha ucciso. No, dico, abbiamo finito tutti i cavi? Sì, io sì, ero l'ultimo. Però posso dire che ci hanno massacrato gli aerei qua. Sì, e mi dispiace che io non fossi morto, vi avrei protetto, però purtroppo. No, a me mi hanno acceso quando ero l'antiaereo. Colpa mia che non ho calcolato che mi sono messo in posto. Ma tu hai capito che quello che hai appena visto è l'antiaereo? Hai visto che come cazzo spara? E quello è un antiaereo qualcosa. Come quello di prima. Ma è proprio che fa tu. Non è che tu voglio. È per. Sì, però sai qual è. No, ma poi è bello perché allora avevo lo Stug, non so come ti è andata Terex, ma io avevo lo Stug davanti che faceva da muro. E c'era sempre quel cazzo di T-34 dietro che faceva cucù ogni 3x2, non riuscivo a. Cioè troppo tempo per caricare il colpo e non li distruggi subito, muori. Perché ma poi tu pensa che non avevo due di Stug davanti, non avevo neanche idea di che ci fosse dire totalmente lo Stug davanti. Anche questo è vero. Vabbè, dai, io qua con questo stacco che dovevo beccarmi con TK e quindi niente, ci. Ah, ho ancora una decente, peccato. Vabbè, dai. La posso fare io. Posso farla io con te ancora uno. Vai, va bene. Sì, tanto posso partire lo stesso, anche se. Buono. Okay. Perfetto, allora dai, niente, raga, ci becchiamo allora sabato, eh. Ok, perfetto. Buono, dai, buonanotte. Ciao. Notte bella. Ok, tanto stiamo ancora registrando, quindi almeno per un'altra partita ce la faccio, poi stacchio anch'io. Sì, no. Maronna, sì, che sta. Una riusciamo a farla bella, una. Non è che l'abbiamo fatta tutte brutte, però magari una la vinciamo. No, ma sai che il problema è l'aereo, ci hanno massacrato prima.
Allora, andare in... dovremmo andare in A, però potremmo attaccarli dalla punta del C, cioè in senso B6, e provare a prenderli al lato. Ok, quindi spawniamo su a nord. A3 per andare in A6. Vediamo Perfetto. se qualcuno ha usato la nostra stessa. Infatti anche dietro lì, dietro, vedi, anche lui. Il KV1 e questo. Credo che abbiamo pensato un po'. Gli altri vanno tutti là, vabbè. E poi non c'è il punto P. Vediamo se è vero come abbiamo azzeccato. Almeno cerchiamo di attaccare ai lati. Comunque dai, sono bellissimo. Sono un po' tamale questo. Oh, ce n'è già uno qua. Lontano, perché hai 400. Non lo vedo. Ah, dici dall'altra parte. C5. Allora, io allargherei solo un po' per vedere se non c'è assolutamente. Facciamo attenzione ai porti d'altro che Sì. convergerei già verso il centro, perché se no diviamo un po' più loro. Sì, fai così, tu inizi a avviarti con quell'altro. Io do uno sguardo più in alto. L'area di dietro. No, non vuoi che ci attaccano alle spalle. No, hai ragione, comunque c'è lo scontro. Non è che c'è. No, è già morto. Che cazzo, sono qua davanti. Allora, c'è un botto di gente nemica allo spawn. Che cazzo. Ok. Vedi come li sta Siamo facendo. più fianco alla chiesa, perché sennò qua abbiamo Allora, proprio il punto tu allo spawn. allora rimani in un determinato punto lì, non andare troppo avanti, perché anche questo grosso, vedi che sta ragionando come me. Dice guarda, meglio avere una prospettiva di assalto così non veniamo circondati. Cazzo, quanta cazzo di gente c'è, porca puttana! Rimani là, ma stiamo arrivando. Allora mi sto togliendo, che cazzo di rimango qua? Ma tu, oddio c'è un bel da 151, oddio c'è un bel da 151. La paura mi assale. Ok, io mi sto riparando perché ho almeno della torretta rotta. Delta non andare avanti, Delta non andare avanti, muori! Non andare, Delta, non No, volevo andare sparare il breda a 500. avanti. Ma tu andai con 5 righe, che cazzo. Ah, scusami. Infatti che abbiamo una bella cannonata qui. Un attacco orbitale, tieni. Ma distrutto il breda! Ma va bene. sì. Non è bello il caso che fate il tattico, però in questo caso non è Distrutto! male. Siamo a 2. Bella. No, faccio schifo comunque. Attenzione che sta arrivando una tua in D5, attenzione. Ok, sì, È un T34. un altro. No! Comunque mi copre la collina, però. Oh, c'è anche un KV1. Dici KV2. Ma porca dio! No. Ha distrutto. Niente, mo' occhio delta etna lì. Dobbiamo se un aereo sgancia un nemico, sgancia una bomba lì, adesso ne fa fuori 10. Rex, attenzione, in D5. Io sì, sono inquadrato. Vedo un KV1, ma questo lo butto giù dal fianco. Sì. Oh, mi ha inquadrato lui, cazzo. Oh, no, dai. Ho lanciato una bomba, un attacco orbitale, se non torna, magari lo sta. Ok, KV2 è andato. Distrutto da C'è cosa? uno schermo a tre fly, qua, non mi preoccupa per tanto. Ok, questo è andato, adesso No, c'è un altro. madonna come mi sono salvato. Delta. Ok, è andato.
Abbiamo un'antiera che è rimasta adesso. Io sono in guaiato. Io sto tirando tutti i proiettili per colare. Tipo quelli più soldi. Ok, qua sto tenendo io a patto. Da me, io ho una ruota rotta. Cerca, guarda dove sto io. Donna, questo qua era uno che cercava di mirare a me. Mi sono fidato. Ah, sei in brutta situazione. Quel bombone, ma io non riesco. Anche con una ruota rotta sono velocissimo. Ti raggiungo sicuro. Lo sapevo, no. Madonna, ti ha distrutto subito, ma perché non era la possibilità di colpire. Madonna quanti cani. Sì, io da solo ce la faccio, vinco. Ho lavato. Diciamo che io ti sgombro i cieli, no? Sì, bastardi, dai. Venite da papà. Attacco orbitale che ho fatto questo. Ok, distrutto, però può aprire un attacco da loro, orbitale. Se mi arriva, sarà fatto. Non ti vedo più la mappa, però. Ah, sei morto. Beh, non è stato facile. Però so campare. Siete che abbiamo fatto un bel lavoro, io non so quanto abbiamo fatto di punti, ma abbiamo fatto un altro lavoro. Sì, siamo da sotto di sì bene. Io mo devo attaccare solo a distanza, ma come sono bene? Tu cerca di metterti a copertura. Facciamo che tu attacchi il carro e tu ti fai lì. Guarda, facci uno. No, non vedo. È una brutta mira, devo trovare un'altra posizione. Questo poi non si abbassa, capito? Devo fare più punti possibili. Lo so, è più di mio breve, lo so. Quindi devo puntare in una direzione dove sono coperto, ma allo stesso tempo scoperto. Io ti ho. Ok, ho capito un trucco dove andare, ma è pericoloso. Devo mettermi qui, puntare in questa direzione. Lascio un cappellino, dentro là c'è un cappellino. Sì, aspetta, sei lì sopra. 100 metri. Andato. No, ancora vivo, sono là. Non l'ho colpito, non riesco, perché è dietro la cosa. Ok, aereo in arrivo. Aia, mannaggia, ho preso la ruota. Sta arrivando un aereo? Lo dico io, ce l'ho inquadrato. Aspetta che entra prima nella zona. Le forze alleate hanno conquistato. Sto puntando dritto in qua. E in B1, attenzione che potrà. Ce l'ho. Arriato. Bella. Ok, distrutto. Mi ha mezzo distrutto il motore, però. Mi è appena arrivato un pezzo di aereo addosso. Sì. Stiamo proprio male, perché mi ha distrutto il motore, quindi bisogna preparare. Uno sta scritto. Sta scrivendo. Ah, sai che mi sono fatto la partita a parte forte 2. Non è della sorte. Mi contatta uno su Instagram. Manda la foto. Delta, ho giocato con Green. Bellissimo. Grievous ha detto con ciò Delta tu giochi sempre come. Ho capito, però per lui è del tipo becco un giocatore che ti evita di tutto. E gli amici di Delta. Esatto. Comunque abbiamo vinto, minchia, abbiamo giocato da soli e abbiamo fatto da Dio. Sto giro non fa bene, perché avevamo una squadra un po' organizzata. Però quella che ti ha tirato prima è quella che era diretta a me, qualche bomba. Sì. No, è una figata.
Fammi vedere quanti punti ho fatto e che posizione sono. Siamo andati abbastanza bene. Cazzo, sono decimo per tutto il partito che ho fatto. Decimo, che ho giocato da Dio. Ma perché alla fine c'è gente che ha fatto. Se guarda il primo quante uccisioni ha fatto, ti spaventa. Sì, ho visto. Erano abbastanza forti. No, ho passato il milione, cazzo. 12.000. Faccio così, io la stacco. Qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bella, raga. Oh. Il primo ha distrutto 9 obiettivi di terra.